Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale e benvenuti a questo nostro nuovo video. Ormai un po' tutti acquistiamo sulle piattaforme di shopping online di provenienza cinese come Temu ad esempio, e in merito proprio a una collaborazione che ho fatto con questo sito, questo brand, vi mostro quelle che sono le attrezzature, gli accessori da pesca che mi hanno inviato, e in seguito a una prova che ho fatto direttamente in pesca con l'uso di queste attrezzature vi dico anche un po' le mie impressioni su questi accessori. Partiamo con l'unboxing e poi nella parte finale ci sarà la recensione degli oggetti che andremo a vedere insieme. Partiamo adesso con l'unboxing dei prodotti inviati da Temu. Per quanto riguarda i piombi c'è burrasca che mi sono stati inviati, si tratta di un accessorio indispensabile soprattutto per chi utilizza le esche in gomma, le soft bait come comunemente vengono chiamate, e la qualità rispetto al prezzo è assolutamente incredibile. Infatti costano circa un euro, e quindi un prodotto simile di altre produzioni, quindi altri brand, sui negozi locali li pagate ecco molto molto di più, per cui questo prodotto è tra quelli che mi sono davvero piaciuti tanto. Sulla pagina Temu troviamo le 5 differenti dimensioni. Si parte dai 3 grammi per 0,8 cm di diametro per arrivare ai 14 grammi di peso e 1,3 cm circa di diametro della sferetta.
Passiamo adesso al sabiki che troviamo su Temu. Questo è realizzato con pelle di pesce, almeno dalla descrizione è quello che ci dicono, e con degli ami ad alto contenuto di carbonio, ideali per la pesca in mare, quindi sono resistenti alla corrosione salina. Il sabiki è un sistema pescante più che un'esca che viene utilizzato soprattutto da natante, quindi da barca, da belly boat, per la cattura di pesci che vengono anche utilizzati molto spesso per la traina, quindi vengono utilizzati per fare dei pesci esca, quindi sgombri, sugarelli, alacce, acciughe, quindi tutti quei pesci che poi vengono e possiamo utilizzare anche per la traina. Questi sabiki sono di discreta qualità, tutto sommato sono dei sabiki che vengono venduti a circa 70 centesimi e qualcosa di simile nei negozi locali lo troviamo anche a 2-3 euro, quindi c'è una buona convenienza. Questo è uno dei sistemi pescanti che non deve mai mancare per tutti coloro che escono in mare da natante. Un altro accessorio molto interessante è questo lure case o una comune scatola porta accessori. La cosa più interessante di questa cassettina è che è disponibile in diverse misure, in diverse grandezze, corredate di una buona chiusura laterale per evitare la perdita di oggetti, e tuttavia può essere utilizzata sia della pesca diciamo dalla costa, quindi a piede asciutto, ma anche dalla pesca dalla barca, e non abbiamo paura di perdere le nostre esche artificiali perché galleggia ed è dotata, la cosa più interessante, di una guarnizione interna che preserva eventuali onde o eventuali contatti con l'acqua che possono sempre capitare durante le nostre battute di pesca. È corredata anche di questi comparti che servono a suddividere l'interno della nostra cassettina, rendendola ideale per le diverse attrezzature o le diverse tipologie e grandezze di esche artificiali che possiamo riporre all'interno di essa, quindi la rendono ideale sia per le esche artificiali rigide, siliconiche o magari anche per ledging, ma è possibile inserire all'interno anche altri accessori di pesca, quindi non solo esche artificiali. Parliamo adesso anche dello zaino, che è uno di quelli più interessanti che io abbia mai provato e utilizzato per le mie battute di pesca, e mi permette di stivare all'interno di questo zaino nelle varie tasche davvero di tutto. È possibile anche organizzare le varie tasche per quello che sono gli accessori che noi vogliamo mettere dentro, quindi una parte la possiamo utilizzare per le cassettine delle esche artificiali, un'altra per l'acqua, il cibo, un'altra per gli accessori come i fili, le forbici, le pinze, quindi possiamo modulare questo zaino seguendo anche le nostre specifiche esigenze. La qualità costruttiva di questo zaino è davvero eccezionale, quindi non è una bufala, e al costo a cui viene venduto sul web è sicuramente un'occasione da non farsi scappare. Possiamo utilizzare le varie tasche ed è davvero molto capiente, lo utilizzo nelle mie battute di pesca ed è diventato ormai un compagno di viaggio inseparabile, perché all'interno riesco a stivare sia le attrezzature da pesca ordinandole nelle varie tasche, quindi forbici, pinze, scatole di esche artificiali, ma nella parte anteriore possiamo, oppure dove preferiamo, possiamo inserire anche quelle che sono i viveri, quindi l'acqua, cibo per le nostre battute di pesca più lunghe, e inoltre io che sono appassionata anche di video posso inserire tutte le mie attrezzature come le camere, le batterie, il treppiede. Quindi è uno zaino davvero molto capiente, e grazie anche agli spallacci rinforzati non mi stanca durante le lunghe passeggiate per arrivare fino allo spot. Questo è davvero consigliato.
Parliamo adesso anche delle ancorette e tutti i pescatori di spinning, tutti i pescatori che utilizzano le esche artificiali sanno bene quanto è importante scegliere il modello giusto, la misura giusta e soprattutto sostituirle quando quelle che utilizziamo iniziano a dare segni di ruggine e quindi ecco è indispensabile scegliere correttamente l'ancoretta in sostituzione alle nostre esche artificiali. Quelle di questo brand, che faccio fatica anche un po' a dire Jub Dao, sono quelle che io utilizzo più spesso e le misure sono veritiere, quindi quelle che vedete sulla pagina web corrispondono al vero, quindi fidatevi delle informazioni che trovate e sono delle ancorette di un giusto rapporto qualità-prezzo e soprattutto costano molto di meno di quelle che trovate in altri siti. Parliamo anche un po' di questo mulinello che mi è stato inviato. Diciamo che per chi inizia nella pesca, sia spinning ma anche in altre tecniche di pesca, non vuole spendere un capitale, diciamo che è un mulinello che è dotato di un grande rapporto qualità-prezzo, però per chi fa spinning e quindi sfrutta al massimo quello che è il cuore pulsante dell'attrezzatura, quindi il mulinello, diciamo che a lungo andare avrà sicuramente modo di scegliere qualche modello un po' più performante. Per iniziare, secondo me va bene, intorno alle 20 euro è difficile trovare qualcosa di meglio, quindi per chi vuole farsi una combo economica oppure avere un mulinello da sostituire in caso di malfunzionamento del modello originale, questo è un mulinello che potrebbe andare bene. È dotato di cuscinetti a sfera. Sul sito viene descritto come 17 cuscinetti, compreso di 17 cuscinetti a sfera, però capite bene che non è tanto il numero dei cuscinetti ad essere importante, ma molte volte anche la qualità dei cuscinetti che vengono utilizzati. Questo qualità a prezzo, diciamo che è ben pagato, non andrei oltre. La cosa molto interessante è questa manopola, è un bel design e aggiunge quel pizzico di estetica che nelle attrezzature da pesca non devono mai mancare. Parlando invece di questi piccoli jig che ho ordinato, diciamo in questo caso sono andato quasi a colpo sicuro, perché già in passato avevo preso questi modelli, l'avevo già acquistati, l'avevo già anche collaudati direttamente in pesca facendo anche delle catture. Infatti sul canale trovate dei video realizzati con delle catture realizzate con questa esca artificiale, quindi ho approfittato di questa collaborazione per prendermi anche i modelli un po' più grandicelli. Infatti ho preso un 30, un 40 grammi, mentre avevo a disposizione nell'acquisto precedente che feci su Temo 10 e 20 grammi, se non sbaglio. Quindi questa esca artificiale è sicuramente molto molto interessante e vi assicuro che funziona. Rapporto qualità-prezzo eccezionale, dettagli abbastanza gradevoli, ben fatti, e ovviamente come tutti i jig dipende anche dalle condizioni di pesca in cui vengono utilizzate, sia della pesca in mare dalla costa ma soprattutto nella pesca da natante, quindi barca, kayak o belly pot. Una cosa che ci tengo a dire in merito a questi piccoli jig è che vengono venduti non armati, quindi eventualmente dobbiamo procurarci degli assist o degli split ring e delle ancorette. Allora ragazzi, siamo alle battute conclusive di questo nostro video dedicato esclusivamente alle esche, alle attrezzature, agli accessori da pesca che troviamo sulle piattaforme di shopping online low cost come Temu. Se anche voi utilizzate questa piattaforma potete scriverlo nei commenti e magari
potete indicare qualche modello che vi è piaciuto particolarmente, o magari potete chiedere qualche informazione in merito a prodotti che non conoscete, e magari se io l'ho già acquistato e l'ho testato sarò felice di rispondervi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e come sempre lascio un caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima!